Ragazzi e ragazze, bentornati nel mio canale. Io sono sempre Filippo Evan e oggi sono tornato con un video dove vi parlo, vi racconto e vi mostro i prodotti del mese di agosto che ho finito. Sono riuscito piano piano a fare questa tipologia, come vedete, ogni mese sto facendo bene i compiti. Comunque non c'è tanta roba. Perché? Sia perché comunque non vado in palestra, perché ad agosto è rimasta chiusa, sia per vacanza, sia perché doveva dare una boccata di aria fresca nell'ambiente, quindi ha fatto dei lavori di ristrutturazione e quindi c'è stata una doccia in meno, perché di solito calcolate che io faccio tre docce la mattina quando vado in palestra e poi la sera prima di andare a letto. In questo caso ne facevo due. E poi comunque, essendo che sono solo, poi non sono una persona che spreca prodotti, quindi sono una persona che utilizza quella giusta quantità e non nel in maniera eccessiva, perché io, come dico sempre, l'eccesso diventa poi difetto. Allora, partiamo subito. Allora, ho finito questo bagno schiuma, che è un baby bagno della Sien Baby, che io ve l'ho mostrato in un video appunto acquisti presso Lidl, dove vi mostrai questa linea. Allora, gli ingredienti sono fatti veramente veramente bene. Molto molto carino. La profumazione, io ho visto un video di una ragazza che parlava appunto di questi prodotti e diceva che sembra come annusare una crostata di albicocche, ed è vero, però non le crostate di albicocche che facciamo noi a casa, sai, quelle merendine confezionate, hanno questo odore di albicocca che è buono. Allora, è un prodotto ovviamente pensato per bambini, quindi non vi aspettate che sia che faccia tanta schiuma, che comunque vada a detergere in profondità la pelle, perché è comunque un prodotto molto delicato perché rispetta il pH e l'epidermide del neonato. È a base di estratti di camomilla, molto carina la confezione perché comunque vedete c'è la mamma e figlio ippopotami. Allora, come mi sono trovato? In realtà non vi voglio dire tanto perché tra qualche giorno vorrei parlarvi di tutta la linea che ho utilizzato. Vi posso dire che mi sono trovato bene, sicuramente un prodotto molto valido per l'estate, perché una volta che noi andiamo a mare, soprattutto quando andiamo a mare, noi torniamo dal mare e lavarci con questo può solo farci bene, perché idrata bene la pelle. E credetemi, una volta che finisci la doccia non c'è neanche di bisogno di mettere la crema perché è veramente idrata tantissimo. Quando lo spalmate è come se fosse un olio che comunque fa una leggera schiumetta. Se massaggiato con le mani, comunque è come se fosse una crema. Se la mettete nella spugna, fa un po' di schiuma. L'odore diciamo che si perde, non si sente, c'è semplicemente dentro la boccetta. È un odore molto lieve, ovviamente adatto per bambini. Come vi dicevo, la consistenza è molto come se fosse oleosa, però una volta che vi sciacquate non rimane la pelle unta ed è molto idratante. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Sicuramente non è un prodotto che utilizzerei nel quotidiano. Lo utilizzerei soltanto in alcune occasioni, tipo ecco in estate quando vado a mare. Preferisco utilizzarlo perché è molto molto delicato. Ovviamente, indubbiamente, è un prodotto ottimo, valido, che comunque consiglio a chi ha bambini, ma anche a chi ha una pelle molto molto sensibile. La profumazione non si sente quando vi andate a sciacquare, quando comunque vi insaponate. Almeno io la sento soltanto qui nel dispenser. Comunque, ottimo prodotto. Poi sono 500 ml di prodotto, 9 mesi, un paio di 9 mesi alla sua apertura e credo che costava intorno a 1 euro e qualcosa. Ho finito anche lo shampoo inerente, anche questo, sempre con gli estratti di camomilla e pantenolo. Allora, questo per esempio mi è piaciuto. Per chi ha i capelli corti credo che sia l'ideale, per chi ha i capelli lunghi non so fino a quanto possa andare bene perché si tenderebbe ad utilizzare tanto tanto prodotto. Non fa tanta schiuma, hai l'effetto di avere un olio sui capelli, ma una volta che sciacqui, credetemi, il cuoio capelluto, il capello stesso rimane comunque idratato, è ben condizionato, veramente. Ora,
Poi, chi ha capelli lunghi a utilizzare il balsamo, non vi so dire se questo solo regge, ma non credo. Comunque non è no lacrime, è giusto che ve lo dica come non è no lacrime questo. La cosa che mi dispiace nell'esse che sono prodotti per bambini è che non sono no lacrime. A me è andata a finire un po' di prodotto negli occhi, ragazzi, ho visto i santi, il paradiso. Anche questo un euro e qualcosa, credo, perché sono 300 ml e un pao di 9 mesi dalla sua apertura. Anche questo ha la stessa fragranza. Ho finito il detergente intimo della Gentlin, siamo sempre lì. Ottimo prodotto. Le profumazioni iniziano per me a stancarmi e come dico sempre in ogni video, la Pierpaoli dovrebbe un attimino dedicarsi anche alle linee di altri distributori come Gentlin, Natura Bella, eccetera, e non soltanto i prodotti di Ticotà, eccetera. Sapete, io dico sempre quello che penso. Credo che sono dei prodotti ottimi, ma che vanno ricercati un attimino, vanno ampliati, vanno modificati, anche la profumazione inizia a stancare. Comunque fa una buona schiuma, deterge bene le parti intime, io lo utilizzo per la parte intima, lo utilizzo per il viso, per le ascelle, e vi devo dire che comunque la sensazione di pulito c'è. Non posso dire il contrario. Credo che costi 1,99 è vegan, certificato ICEA ed è 350 ml di prodotto e un pao di 12 mesi dalla sua apertura. Questi l'ho comprati da Todis, mentre quei due da Lidl. Ho finito il CN antitraspirante invisibile 48 ore. Questo di qua è non alcol, ma ha l'alluminio, come dico io. Allora, è buono, non so se qui si vede, ma il gesto è veramente potente. Ragazzi, con questo potreste uccidere qualcuno, talmente è forte. Io mi trovo bene, sto utilizzando tutti e quattro gli odoranti. Questo, quello fucsia, quello verde, credo. E poi l'altro non ricordo, li sto utilizzando tutti a giorni alterni, nel senso 2 giorni uso questo, 4 giorni uso quello, perché capisco che la mia pelle purtroppo a un certo punto si abitua e mi inizia a far capire che è ora di cambiare prodotto. Mi piace, lo compro sempre, credo che costi 1,19, 1,29, una cosa del genere. Ci sono 200 ml di prodotto e un pao di niente, non scade. Vi devo dire che vi lascia protetti tutto il giorno, non c'è pericolo che puzzate, sono dei prodotti molto validi questi alla Siena e devo provare quelli a roll-on, appena poi mi convinco di provarli perché ho sempre paura a provare quelli. E niente, quindi io ve lo consiglio. Se cercate qualcosa senza alluminio, vi consiglio quello col tappo fucsia. Ho finito poi questa crema dopo sole della Coppertone, che l'ho comprata per l'estate e mi sono trovato veramente bene, idrata a fondo la pelle senza seccarla, eccetera. Anzi, è come se la pelle si reidratasse automaticamente e andasse a riequilibrare l'epidermide. Sono 200 ml di prodotto, un pao di 12 mesi alla sua apertura. La sensazione è proprio di freschezza, ti avvolge un odore che mi ricorda, come dicevo nel video dei prodotti che ho utilizzato per l'estate, quando aprite le ante degli armadi dei vostri nonni e sentite quell'odore proprio di nonni, no? Vintage, molto molto buono, molto interessante come prodotto, questi alla Coppertone. Poi mi piace molto che c'è il cagnolino. Non so se lo riuscirete a vedere, ma c'è il cagnolino che gli tira le mutandine alla bambina. È molto carino come logo. Comunque credo che costi sulle 6-7 euro. Ho finito la Vita Mia, il preparatore abbronzatura, questo di qua che c'era, ce n'è forse ancora un pochettino, ed è una soluzione trasparente giallina, e dalla texture molto molto leggera, non ha gas all'interno, non ha alcol, non ha sostanze di sintesi, non c'è comunque parabeni, paraffine, eccetera. Ci sono semplicemente gli estratti delle verdure e della frutta, compreso il bicarotene. Va spruzzato qualche ora prima di esporsi al sole. E vi aiuta a preparare la pelle per l'abbronzatura. Ovviamente non ha fattore di protezione, poi dopo, prima che scendete da casa per andare comunque al mare, vi conviene mettere la protezione perché si mette sempre prima di esporsi al sole, non quando si arriva in spiaggia. Questo
Questo è 200 ml di prodotto, un PAO di, non riesco a leggere, di 6 mesi dalla sua apertura, e credo che l'ho pagato 4,50 euro, se non erro. In questo caso sia il Doposole che il preparatore d'abbronzatura l'ho comprati da Ferdico. Ho finito questa crema viso, finalmente, perché mi durano l'eternità e sono questa è la situazione. Questa è quella notte che io nel video in cui vi parlai della crema Siene Nature giorno e notte, vi dissi che quello del giorno lo utilizzavo la notte perché era secondo me troppo corposa e questa lo utilizzavo per il giorno. Mi sono trovato bene, la profumazione è comunque molto gradevole, proprio la rosa è un sentore molto lieve, idrata la pelle, la lascia comunque ben idratata. Diciamo che l'effetto si sente. Ovviamente non possiamo chiedere miracoli alle creme, però diciamo che la loro porca figura la fanno. Era molto piacevole comunque stenderla, molto fresca, non risultava molto pesante rispetto a quella giorno che è leggermente più corposa per me. Sono 50 ml di prodotto e un PAO di non so che, perché non c'è scritto. Sì. Vabbè, credo che duri comunque un anno. Questa l'ho comprata 1,99 se non erro, 2,49, una cosa del genere, sempre da Lidl. Poi ho finito l'archetto interdentale. Io non uso il filo interdentale perché mi dà fastidio che devi tirare. Utilizzo queste, ve ne ho lasciato proprio uno per farvelo vedere. Ce ne sono 20 pezzi ed è fatto in questo modo. Vedete? Qui c'è il filo interdentale. Questo invece è l'uncino che serve proprio per andare a lavorare in mezzo ai denti e questo invece è proprio per lavorare. Credo che sia un'ottima alternativa al filo interdentale perché penso che sia molto più igienico perché comunque non toccate nulla, perché voi sapete passando così ci può essere che vi tagliate, se voi avete le mani sporche, l'andate a toccare, glielo passate, capite che potete anche portarvi delle infezioni. Mi trovo veramente, veramente bene. Li utilizzo ormai da un bel po' di tempo e ve li volevo mostrare. Questo è l'ultimo che mi è rimasto, me lo butto perché ormai l'ho toccato. Io non mi ricordo dove l'ho comprato, comunque lo vendono ovunque, da Lidl, da Todis, da Conad, credo, comunque ovunque, e credo che costi 1 euro. Questo non mi ricordo neanche quanto li ho comprati. E ve li consiglio perché sono ottimi, ottimi, ottimi. Poi ho finito il burro cacao della Sien, questo di qua, vedete. Una texture molto leggera, molto avvolgente rispetto a quello giallo, che invece è più corposo, più per l'inverno, come dico io, o per quando volete una massima protezione. Sono 4,8 grammi di prodotto e tre di questi credo che costavano 99 centesimi, 1 euro e qualcosa. Mi trovo veramente, veramente bene, almeno a me mi idratano molto le labbra. Poi dipende che tipo di labbra avete. Se sono troppo secche, ovviamente forse avrete bisogno di qualcosa di un po' più strong. Comunque mi trovo sempre, sempre bene. Poi ho finito due lamette, anzi di più. Mi sono rimaste queste, le altre le ho buttate, di questa lamette appunto della CN Man, che adesso vi farò vi darò il paragone tra questa e quella della Body Gillette Man. Mi trovo comunque abbastanza bene, non mi convincono più di tanto, nel senso il loro lavoro lo fanno, non mi convince tanto questa gommina che c'è qui sotto, perché quando tendi a raderti le ascelle, le parti intime, la schiena o qualsiasi altra parte, tende questo a fare da ammortizzatore, ma non so se è uno scopo, è nato per questo scopo. Questa parte qui, che sarebbe il gel, non dura, forse dura la prima volta, dopodiché, come vedete, qui è abbastanza secco, la stessa cosa con questo. Non mi trovo malissimo, ripeto, per la quotidianità sì, sicuramente per qualcosa di un po' più complicato che richiede più precisione, forse indirizzerei la mia scelta su un prodotto un po' più di qualità. E
È molto di qualità questo, però sarà che io sono abituato con quelli della Gillette. Comunque poi vi parlerò benissimo nel dettaglio quando farò il rapporto tra questo e quello della Body Gillette. Poi ho finito un'altra spugnetta, che questa poi non ne volevo manco più, ormai è diventata scura, si è rinsecchita troppo, quindi preferisco buttarla. Come vi dico sempre, io metto il mio detergente viso, anche quello intimo, e poi bagnandolo strofino e comunque purifico la pelle. Poi vabbè, utilizzo il tonico, eccetera. Poi questo ve ne parlerò in una nella routine che io utilizzo per il viso. Ho finito questo dentifricio del Conad che si chiama Sensitive, protezione per denti e gengive sensibili, e devo dire che comunque mi sono trovato bene, non fa tanta schiuma, pulisce bene comunque il dente senza aggredirlo troppo. Non ricordo quanto l'ho pagato, sono 75 ml di prodotto e un PAO di 12 mesi dalla sua apertura. Senza infame e senza lode, ecco. Poi ho finito i dischetti di cotone, sono 100 dischetti di cotone, questi di qua della Compton Sand per il make-up. Io li utilizzo perché la sera quando finisco di fare la doccia prendo due di questi e gli metto il tonico e purifico la pelle per togliere tutto l'eccesso, ancora magari di schifezze varie, ma anche per togliere il calcare dell'acqua, e poi passo la mia crema. Mi sono trovato bene, diciamo che comunque non erano molto resistenti, non ricordo neanche dove li ho comprati, ma credo che li ho pagati 1 euro e qualcosa. Ho finito le salviettine grandi della Lupilu o Lupilo, non so come si Lupilo, non so come si pronuncia. Sono veramente veramente graziosissime, sono ottime. Mi sento di paragonarle a quelli della Gentlin. Una profumazione ottima, molto delicata, sono umide al punto giusto, non disidrata comunque la pelle, non arrossa, non accade nulla di strano. Mi sono trovato veramente bene, adesso sto provando la versione di questa grande. Tra l'altro c'è stata l'offerta di questi tascabili, di solito questo costa 99 centesimi, mentre due erano 99 centesimi, e queste grandi come queste, però invece di 80 erano 60, 4 confezioni venivano 3, quasi 4 euro, 3 euro. Calcolate che è una confezione che costa 1,80 e qualcosa, quindi veramente conveniente, li ho comprati. Quindi in questo periodo mi vedrete solo queste salviettine. E mi sono trovato veramente bene. Gli ingredienti, a parte che hanno un inci molto piccolo, molto basic, veramente veramente ottimi, straconsigliati. Non ricordo in quale video, perché li avevo visti da Lido, l'avevo visto che erano un buon inci, però ho detto: ma chi lo sa, saprete cambiare il vecchio per il nuovo, sa cosa si lascia, non sa mai cosa trova. In realtà poi ho sentito qualche recensione in giro, ora non ricordo di chi, e mi sono convinto, e devo dire grazie a queste persone. Come dicevo, ho finito anche queste tascabili, mi trovo benissimo perché finalmente quelle tascabili con la linguetta prechiudi di plastica, e noto ogni volta questa parte qua non c'è nemmeno, ma sapete la linguetta quella normale che se ne va per i fatti suoi. Qui dentro ce ne sono 20, anche qui l'inci molto molto carino, hanno una profumazione. Allora, in realtà questa hanno profumazione, mentre questa versione credo che non abbiano profumazione, però mi trovo veramente veramente bene nel quotidiano. Non, sia questo che anche queste non appiccicano le mani, non lasciano le mani untuose, ti lasciano la sensazione comunque che è veramente pulito la superficie che utilizzi, ecco. E poi ho finito le mie veline, in questo caso sempre della Siene, che erano il pacco da 3 a 1,70 e credo che convengano. Ce ne sono all'interno, sono 3 veli e ce ne sono 90 e mi trovo divinamente. Ancora oggi non ho trovato delle veline, credo che queste e quelle del Conad si possono avvicinare tra di loro. Mi ricordo che quelli della Gentlin non mi piacevano. Veramente sono resistenti, li utilizzo per qualsiasi cosa, per pulirmi il naso, per pulire una parte che ho sporcato, per le mie nipoti, li utilizzo per tutto. E niente, io ho finito, non so per quanto tempo ho parlato, ma spero che
Il fatto che vi mostri questi prodotti e che vi spiega il mio utilizzo e come mi sono trovato io vi aiutino comunque a capire se un prodotto può far caso vostro oppure no. Comunque vi ringrazio che avete scelto me come vostra compagnia. Vi invito sempre a seguirmi nei miei social, Facebook, Twitter, Instagram e anche qui su YouTube. Ovviamente mettete la campanellina delle notifiche e iscrivetevi se non l'avete fatto. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!